E oggi io non vorrei fare un discorso politico, perché in giornate come queste, quindi la festa della nostra terra, della nostra Sardegna, ritengo che non sia necessario avere un'appartenenza politica. Però è doveroso fare un passaggio, perché questa coalizione che è nata qualche settimana fa nasce proprio con un'identità ben precisa, di un contrasto anche a quelli che sono i partiti nazionali. Oggi noi siamo qui e sono onorato di accogliere Bastiano Composto e tutti gli amici della coalizione Identitaria, e sono onorato di avere tra di noi anche un senatore che io ho seguito sempre da giovane politico, che è il senatore Mulas, che ringrazio di essere qua presente stasera. E la giornata di questa sera si addice pienamente a quello che è stato il percorso dell'altra Olga, perché noi abbiamo creato questo spazio per metterlo a disposizione della cittadinanza, dei giovani, proprio per questo tipo di iniziative. La presentazione di oggi è il seguirsi di un percorso, come ho detto, iniziato un anno e mezzo fa, con la gente e tra la gente. Ci sono stati altri autori che sono venuti qui a presentare dei libri, e il segnale è stato importante, perché questo percorso, con questo spazio plurifunzionale, ci ha dato poi la possibilità di confrontarci con la cittadinanza, sia sugli aspetti culturali, ma soprattutto su quelli che poi sono diventati i nostri temi politici, che ci hanno portato a fare una scelta importante e decisiva, cioè quella di presentarci alla competizione elettorale tra un mese, perché da un anno e mezzo che noi ascoltiamo le persone, ascoltiamo i problemi dei nostri concittadini e ascoltiamo anche tutti coloro che hanno deciso di sposare il nostro progetto indipendentista lontano dai partiti nazionali, perché noi fin dall'inizio abbiamo detto, con la nostra politica dell'ascolto, che non abbiamo padrini e soprattutto non abbiamo padroni. Non abbiamo bisogno, per risolvere i problemi di questa città e della nostra gente, che arrivi qualcuno da fuori per spiegarci le vere necessità del nostro territorio, della nostra città, delle nostre frazioni. Sappiamo benissimo che i problemi da affrontare saranno tanti. Questa sfida che ci aspetta è una sfida importante, ma sono convinto che la compattezza di questo gruppo che si sta formando, che si è formato, che pian piano crescerà, possiamo lasciare veramente, veramente il segno. Io, quando mi è stato chiesto di candidarmi a sindaco, l'ho fatto con l'entusiasmo che mi ha contraddistinto in questo percorso di un anno e mezzo. Questo entusiasmo in questi giorni, con l'arrivo della coalizione Identitaria, è aumentato ancora di più. Per me oggi è stato emozionante, non mi nascondo, non avevo mai fatto un ballo in una piazza, quindi ringrazio gli amici della coalizione Identitaria, ci sono andato con la spontaneità e la naturalezza che mi contraddistingue in tutte le cose che faccio, e con questa spontaneità io sono sicuro che otterremo un risultato importante. Non vi voglio più levare tempo e do la parola a Bastiano, e vi ringrazio ancora, più avremo modo di confrontarci sugli aspetti politici importanti. Va bene, buongiorno a tutti. Intanto io non so se parlare in italiano o pensare. Casualmente queste diapositive esistono in doppione, sia in sardo sia in italiano. Queste che stiamo vedendo oggi sono in italiano, quindi vabbè, farò un po' così a metà. Intanto un chiarimento, io non sono uno storico, ovviamente, quindi non è che mi occupo di storia, e farò una presentazione di questo personaggio particolare, che è Antonio Simon Mossa, che purtroppo per la nostra storia, quella che si studia a scuola e che viene raccontata ufficialmente, questo personaggio non esiste. È un personaggio che viene nascosto, perché è un personaggio scomodo, in quanto non rientra nei parametri, diciamo così, nei cliché della scuola che viene della storia che viene insegnata, perché questo personaggio ha dato già fastidio quando era vivo, ma adesso che il suo pensiero è stato raccolto da Gianpiero Marras, che si è preso la briga perché Simon Mossa non ha scritto un libro, diciamo così, come pensatore, nel quale si può leggere il suo pensiero, no, c'è stata l'opera di Gianpiero Marras che ha raccolto i vari scritti
sia in riviste, sia in interventi fatti in convegni, sia in congressi di partito, li ha raccolti e ha, ne ha tirato fuori, diciamo così, questo piccolo libricino che lì c'è anche per chi lo vuole, insomma, portare a casa, che si chiama Le ragioni dell'indipendentismo. Il personaggio Simon Mossa è un personaggio, diciamo così, polivalente, di quei genialoidi, insomma, lui sapeva parlare correttamente sette lingue, conosceva anche un po' di curdo, conosceva l'euskera, i paesi baschi, cioè parlava un pochettino, era una persona estremamente intelligente, architetto, tra l'altro uno dei progettisti della Costa Smeralda, buona, diciamo, di quella parte della Costa Smeralda che probabilmente passerà alla storia, che già da tanto tempo sta facendo scuola di architettura, cioè le case progettate da Simon Mossa, il suo stile eccetera eccetera, hanno fatto scuola, ma non solo in Sardegna, ma stanno facendo scuola anche negli studi di architettura fatti altrove. Ma era musicista, era cineasta, insomma erano di quei personaggi particolari che si può avvicinare a tutto. L'aspetto che vediamo oggi, noi guardate in quelle lì c'è anche un libro, che su un convegno che è stato fatto, che ha curato i diversi aspetti di Antonio Simon Mossa, ma vi prego di andarlo a scoprire, si può fare anche una ricerca in internet, perché è un personaggio estremamente interessante. Perché lo stiamo prendendo in considerazione? Perché c'è da chiedersi, ma in questa terra, cioè nella nostra terra, molte delle sue intuizioni, guardate bene che adesso noi, io sono un indipendentista, ma anche quelli che fanno riferimento al fascismo, diciamo così, all'autonomismo, ormai li considerano concetti acquisiti, però non lo erano a quell'epoca questi concetti tanto acquisiti. Lui ha avuto delle intuizioni che sono valide allora e sono ancora più valide oggi. Quindi Simon Mossa che cos'è? Beh, Simon Mossa è un interprete della cultura politica sarda. Cioè voi sapete che in Sardegna, praticamente nello stesso territorio, nella stessa popolazione, due culture si stanno confrontando. Una è la cultura politica endogena, nata per bisogno di questo popolo, figlia di questo popolo, e l'altra è la cultura esogena, quella portata da fuori per altre necessità. Cioè i partiti che io chiamo occupanti, perché rispetto al mio aspetto indipendentista chiamiamoli italiani per addolcire un pochettino il termine, i partiti italiani sono nati per altre esigenze, non certo per le esigenze dei sardi, e poi trasportati. Cioè se 5 Stelle non nasceva, in Sardegna continuavano a dormire tranquillamente, le pecore continuavano a pascolare, le capre lo stesso, e nessuno se ne accorgeva se non nasceva 5 Stelle. 5 Stelle è nato perché nel suo ambiente praticamente si sono create le condizioni per far nascere 5 Stelle, lo stesso dico per l'Italia dei Valori, per il PD, per tutti i partiti che appena nati lì poi ce li hanno portati qui con bandierine, tutte complete, la confezione completa è arrivata in Sardegna. Quindi questo è un figlio della cultura di questo popolo, cioè quello che ha saputo leggere il cervello collettivo del nostro popolo e ha saputo darne un'interpretazione. Non era facile, guardate bene, in quel periodo, guardate bene che stiamo parlando del periodo in cui la Sardegna veniva chiusa nella gabbia del meridionalismo, per forza, cioè, Cardia, Girolamo Soggio, erano gli uomini potentissimi dal punto di vista del pensiero e del pensare, cioè dettavano legge e facevano scuola politica praticamente nella nostra terra. Quindi andarsi a scontrare con loro, con Pilastro e così via, non era così semplice. Si rischiava di essere presi per marziani, cioè per gente strana, cioè per qualcosa che comunque non faceva parte del contesto. E allora perché lo stiamo trattando noi, questo personaggio? Perché Simon Mossa, nell'ambito del sardismo, dell'indipendentismo, dell'autonomismo, è un personaggio condiviso. Allora ci siamo chiesti, ma da dove possiamo partire per costruire qualcosa all'interno di questo mondo? Allora,
mi spiego meglio, all'interno della cultura politica della Sardegna, che è una branca della cultura generale del nostro popolo, che cosa c'è di condiviso? Perché se troviamo un piccolo spazio di condiviso, poi da quel condiviso possiamo allargare, condividere altro fino a comprendere altre situazioni, l'economia, una soluzione, un modello economico, un modello sociale e così via. Però dobbiamo trovare qualcosa che ci unisca, che ci condivida, da cui poi poter procedere per prossimi passi, insomma. E Simon Moss a questo si presta, perché Simon Moss in questo ambiente è indiscusso. Nessuno mette in dubbio Simon Moss, nessuno. Cioè, se tu parli, che so io, con quelli ex di Ammanca Post Indipendenza, che sono, Simon Moss è sacro, parli con il PISDAF, Simon Moss è sacro, parli con il Partito dei Sardi, Simon Moss è condiviso, Rossomuri è condiviso. Allora, se c'è uno spazio condiviso, vediamo un pochettino di costruire. Ma come, dov'è la particolarità di Simon Moss? Iniziamo a vederla. Allora, io vi ho messo un titolo, seme dell'indipendentismo, perché? Perché quello che le cose che lui ha detto, queste che sono appunto state raccolte e poi compendiate in quel libricino, alla fine poi si sono comportate come un seme, cioè seminate hanno fatto nascere una condivisione di pensiero, diciamo, che possiamo chiudere anche dentro la categoria del sardismo, perché vedremo che Simon Moss non ha mai associato il sardismo ad un partito, cioè, ma vedremo l'intuizione che lui ha avuto, come girava la Sardegna, cioè l'Europa insieme a Mario Milis, cioè l'intuizione che ha avuto da questi giri che lui stava facendo. Allora, in occasione di un viaggio insieme a Mario Meles, nel quale avevano incontrato indipendentisti bassi, catalani, galiziani, cioè lui tra l'altro riconosceva tutti, nel mese di ottobre del 1969, con estrema chiarezza dichiara, riferendosi alle nazioni senza Stato che aveva visitato, se anch'essi avvertono questo anelito di libertà che noi chiamiamo sardismo, vuol dire che il sardismo è idealità universale e non fatto il fenomeno provinciale come proconsoli servitori del potere statuale si compiacciono di affermare. Sembra una frase così semplice, ma vediamo di analizzarla. Qual era la situazione allora? Stiamo parlando del 69. I sardisti venivano messi in coda, cioè a una giaculatoria di sintesi politiche italiane. La categorizzazione mentale di allora era questa: ci sono i democristiani, ci sono i socialisti, ci sono i comunisti e ci sono i sardisti. Cioè, notate bene quanto erano bravi questi signori, cioè costringevano all'interno della categorizzazione italiana, costringevano anche un prodotto della cultura politica sarda, cioè costringevano il nostro cervello a non pensare il sardismo come qualcosa di più grande, ma pensarlo invece come una semplice espressione partitica. E lui si accorge invece che il sardismo non è una espressione partitica, ma è un universo politico che all'interno del suo universo politico contiene tutte le espressioni politiche, cioè nel senso che il sardismo è un pensiero universale e poi all'interno del sardismo ci sono tutte le varie articolazioni politiche come in ogni qualsiasi altro universo politico al mondo. Cioè all'interno dell'universo politico italiano ci sono quelli di destra, quelli di centro, quelli di sinistra, ci sono anche i populisti, eccetera, eccetera. E la stessa cosa è all'interno del nostro popolo, della nostra cultura politica. Quindi non ci dobbiamo stupire quando diciamo: ma come? Non riuscite ad unirvi in un partito? Ma noi non ci possiamo unire in un partito, perché noi siamo espressioni diverse, sfaccettature di un pensiero universale. E abbiamo il diritto, come in ogni qualsiasi altro popolo, ad avere sardisti di destra, di centro, di sinistra. Siamo un popolo normale. Questa è l'intuizione di Simon Moss.
Cioè non possiamo dire che tutto il sardinismo si deve unire all'interno del partito, è come se tutti i partiti italiani si unissero in un unico partito. Ma questo non può mai succedere, non succederà in Italia, non succederà in Francia, non succederà da nessun'altra parte e non deve succedere neanche in Sardegna, perché siamo un popolo normale e la politica la dobbiamo vivere nel normale, non nell'eccezionale. Un'altra cosa è quando tutte queste sintesi politiche nate in questo popolo si devono confrontare con entità esterne. Per esempio, dal mio punto di vista, quando io come indipendentista mi confronto con l'altra parte, cioè del resto la contrapposizione oggi esistente che cos'è? Da una parte c'è un popolo dominato, da un'altra parte c'è uno Stato dominante, quindi è una dinamica esterna. In questa dinamica esterna il popolo dominato deve essere unito contro lo Stato dominante, cioè sono due entità che si confrontano e si scontrano che per forza non devono presentarsi in maniera indebolita. Ed è chiaro che mentre lo Stato, Simon Mossa dice, la sua oppressione, chiamiamola la sua sudditanza, la impone con l'apparato dello Stato, il popolo che la subisce invece la riceve in quanto popolo che subisce la dominazione senza distinzione di classe. Cioè non è che uno perché fa l'imprenditore non subisce in qualche maniera la sudditanza imposta dallo Stato italiano, non è così. Non è una discriminazione di classe, è una discriminazione in quanto popolo. Ma seguiamo la traccia. Allora, indipendentismo non è separatismo. Simon Mossa non ha mai scritto qualcosa che distingua questi due termini, non li ha mai definiti. Cioè non si è mai in nessuna occasione fermato a definire il termine separatismo e il termine indipendentismo, però dal contesto abbiamo capito che lui aveva capito la differenza fondamentale. Dobbiamo razionalizzare, rendere comprensibile al popolo sardo, oggi fuorviato dal funzionalismo dei partiti coloniali, quella intuizione di libertà che lo agita. Quella libertà si chiama indipendenza politica ed economica e giustizia sociale. Libertà che significa che i sardi devono essere prima di tutto padroni della loro terra, arbitro dei loro destini. Perché c'è bisogno di fare la distinzione tra indipendentismo e separatismo? Perché separatismo significa che da un tutto unico una parte si separa e di fatto chi è separatista accetta l'appartenenza al tutto unico. Cioè se un sardo, se un indipendentista fosse separatista sta accettando di appartenere all'Italia. La nostra non è una separazione, la nostra è una liberazione. Cioè è come se lo schiavo si separasse dal padrone, si deve liberare dal padrone, cioè dalla sua condizione di schiavitù che gli viene imposta. Cioè quindi noi non siamo nelle condizioni di chiedere una separazione, noi siamo nelle condizioni di un popolo dominato come il nostro, il basco, il catalano, eccetera, eccetera, che chiedono di poter esprimere la loro sovranità sulla loro terra. Cioè quindi non si tratta di separarsi da nessuno, la nostra non è separazione, è semplicemente liberazione. Questo si intuisce da quello. Indipendenza per fermare il genocidio. Il genocidio di un popolo non è solo la distruzione fisica, anche il colonialismo e l'integrazione forzata arrivano allo stesso risultato. Del resto questo è successo nel nostro popolo. Guardate bene che negando ad un popolo la sua storia, la sua cultura, la sua lingua, ma specialmente la sua storia. Guardate bene, c'è un libro che non è pubblicato, scritto da Angelo Caria. E gli chiede, lui è un libro che è immaginato, ambientato lì nel periodo post della rivoluzione angioiana, è ambientato qui in Gallura, vicino nella zona vicino a Tempio, in quella zona, dove si aspettava il rientro dei patrioti sardi dalla Corsica, e gli chiede questo vecchio
cioè lui Angelo che si impersonifica, in uno di questi rientrati, diciamo così, gli chiede: ma quel paese lì esiste? No, dice, quel paese sì esiste, ma è la storia quel paese, la storia che appare e scompare. Ma guarda, non è la storia però quella studiata a scuola, quella è la storia vera, la storia di questo popolo. E perché ce la fanno scomparire questa storia? Perché se un popolo non ha storia, non possiede terra. E se non possiede terra, non decide. Se non decide, un popolo non esiste. Questa è la filosofia di fondo di quello che è il genocidio di cui parla Simon Mosa. Cioè, un popolo si può far scomparire, anche se non fisicamente, però lo si può far scomparire in quanto popolo, cioè far diventare praticamente un nulla, cioè delle persone così assemblate senza radici, senza cultura, senza sapere chi sono. E molti di noi molte volte non sanno chi sono e si comportano in maniera, diciamo così, completamente sradicata. Guardate bene, io vi avverto, cioè non posso spersonificarmi da quello che io so, cioè, e quindi filtrate quello che vi sto dicendo. La mia non è una predica, cioè filtrate, cioè capiate che io sono un indipendentista e quindi presento questo aspetto dal mio punto di vista, ma non sono un predicatore, quindi filtrate, non dovete credere a quello che dico, ma semplicemente imbagagliare, cioè mettere nel vostro bagaglio culturale ciò che sentirete, poi filtratevelo per conto vostro con tutte le attenzioni. La lotta di classe non è samama del saluto e liberazione nazionale di un popolo. La rivoluzione sarda per la indipendenza ha significato non tanto e non solo di emancipazione economica e sociale di una classe, proletariato sardo, ma anche e soprattutto di libertà dell'intero popolo isolano. Il popolo sardo non è nel suo complesso una classe subalterna,